benvenuti o bentornati sul canale. Oggi DJI ha rilasciato l'aggiornamento 0500 per il Mavic Mini. Vediamo adesso le ultime novità di questo aggiornamento. In questo aggiornamento è stata aggiunta l'esposizione manuale per i video. Nella versione 2.7K 24 fps e la risoluzione 1080p a 24 o 48 fps. Inoltre è stata aggiunta la regolazione manuale del bilanciamento del bianco, che era già implementata nella versione dell'app 1.08. È aumentata la velocità di download per foto e video, la stabilità di volo migliorata su alcuni scenari. Poi è stato aggiunto il supporto per regolare la frequenza operativa in Ucraina, cosa che per noi non è molto importante, però per altri paesi sì. Sono state ottimizzate le prestazioni del telecomando. Inoltre, se una volta aggiornato il telecomando dovesse mettere un segnale acustico, il telecomando dovrà essere ricalibrato. Inoltre, una volta terminato l'aggiornamento, potrebbero essere ripristinate le varie impostazioni, come il return to home o la distanza massima di volo. Prima di fare l'aggiornamento, vi consiglio di prendere nota di questi parametri e, una volta terminata l'installazione dell'app, ripristinare le vecchie impostazioni. Una volta aperta l'app, clicchiamo su cerca aggiornamenti. Clicchiamo su aggiorna. Clicchiamo su aggiorna. Partirà l'aggiornamento dell'installazione. Durante l'aggiornamento il drone si spengerà e si riaccenderà diverse volte. Una volta completato l'aggiornamento, il drone sarà pronto per l'utilizzo. Una volta terminato l'aggiornamento, questa è la schermata che si presenterà dell'app. Vediamo adesso le nuove impostazioni. Inoltre vi ricordo che per funzionare questa versione del DJI Mavic Mini 0500 avrà bisogno dell'ultima versione dell'app 1.08, scaricabile dai vari App Store sia per iOS e Android. Seguiteci su Facebook e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Aiuterete il canale a crescere. Un saluto e alla prossima!